Eccoti la messa del 28 gennaio 2024 nella quarta domenica ordinaria dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo insieme col canto. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Dove c'è l'odio che opporti l'amore, dove l'offesa che opporti il perdono. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la quarta domenica del tempo ordinario. La parola di Dio ci raggiunge nella quotidianità, ma bisogna riconoscerla. È necessario il discernimento per saper distinguere la parola autentica dalle illusioni ingannevoli. Gesù viene presentato a noi come il Santo di Dio, come la parola di Dio fatta carne, colui che con la potenza della sua parola libera e salva. In questa Eucaristia chiediamo al Signore di saperlo accogliere, di saperlo riconoscere nelle vicende della vita e di orientare a Lui tutta la nostra esistenza. In questa Santa Messa pregheremo nel trigesimo di morte per Viggiano Vincenzina e sempre nel trigesimo di morte per Valente Maria Savina. Ricorderemo Valentino e Arturo nell'anniversario, Muzio Giovanni nel sedicesimo anniversario, Modica Amore Giuseppe, i coniugi di Mopoli Michele e Marzano Francesca, coniugi Marzano Antonio e Peculo Filomena, Limpido Salvatore nel primo anniversario, Mottura Giovanni, Beatrice, Giorgio, Pina e Mario, Buttafuoco Carmela nell'anniversario, Camerlengo Alfonso nel primo anniversario, Ciampa Maria, Scialò Pasquale, Borrelli Filomena, Santa Croce Mauro nel nono anniversario. Fratelli e sorelle, come ai discepoli di Emmaus, il risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono. Signore, via che riconduce al Padre. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli. Christe eleison, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nei cieli.
pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo. O Padre che hai inviato il tuo Figlio a insegnare con autorità la tua via e a liberarci dalle potenze del male, fa che sperimentiamo l'intima gioia di affidarci unicamente a te, per testimoniare con la vita la nostra fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio, e non veda più questo grande fuoco perché non muoia». Il Signore mi rispose: «Quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate la voce del Signore. Insieme. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce,
non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamiamo il Vangelo con il canto dell'Alleluia, passeranno i cieli. Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Insegnava come uno che ha autorità. L'abbiamo appena sentita nella pagina del Vangelo, questa frase riferita a Gesù. Insegnava come uno che ha autorità, non come gli scribi e i farisei. Non è che il Vangelo disprezzi l'impegno degli scribi e i farisei in questo caso, degli scribi in particolare, perché gli scribi erano persone che studiavano la Bibbia, magari la conoscevano anche a memoria, l'avevano approfondita per lunghi anni,
E poi questi scribi la insegnavano al popolo, a chi non sapeva leggere. E quindi gliela spiegavano, gliela raccontavano, gliela leggevano. Facevano un grande servizio per il popolo ebraico, gli scribi. Però Gesù insegna in modo diverso, come uno che ha autorità. Ovvero come uno che ha, non solo riporta parole di altri, ma dice cose che fanno presa, dice cose che smuovono il cuore, dice cose che colpiscono la fantasia, l'intelligenza. Difatti la pagina del Vangelo poi concludeva dicendo la sua fama si diffondeva per tutta la regione della Galilea. Fa eco a questa pagina del Vangelo la prima lettura, dove abbiamo sentito dell'istituzione attribuita a Mosè del profetismo in Israele. E noi sappiamo quanto questi profeti, ricordiamo Isaia, Geremia, per indicarne alcuni dei più famosi, quanto questi profeti hanno influito sul popolo, quanto sono stati trascinatori del popolo ebraico, anche in momenti difficili, anche in situazioni delicate. Hanno influito maggiormente sul popolo questi profeti che avevano nessuna autorità, nessun ruolo, possiamo dire, hanno influito più dei re e magari più dei sacerdoti, proprio per il loro carisma personale, proprio per la loro capacità di parlare al cuore, parlare all'intelligenza delle persone. Beh, anche noi nella nostra vita, se incontriamo qualcuno, ci accorgiamo subito se quella persona ha quel qualcosa in più che ci interessa, quel qualcosa in più che ci colpisce. E magari facciamo poi in qualche modo riferimento a lui. Oggi si parla molto, nel bene e nel male, a volte nel bene, a volte nel male, degli influencer, ovvero di persone che influiscono sulle nostre scelte, magari su quel social o su quell'altro. Ma al di là di questi influencer più moderni, ci sono sempre stati delle persone di riferimento, ed è bello che nella nostra vita ci siano delle persone di riferimento. E magari ci accorgiamo che dell'importanza di queste persone di riferimento quando ci vengono a mancare certezze, quando ci vengono a mancare magari situazioni più difficili, siamo in situazioni più difficili. Ma tornando al Vangelo, Gesù è stato veramente, potremmo dire, l'influencer dei suoi apostoli, dei suoi discepoli. C'è una pagina bella del Vangelo di Giovanni in cui, in un momento un po' difficile per la vita di Gesù, quando molti si allontanano, e a un certo punto Gesù dice ai suoi apostoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Come dire, non abbiamo da nessun'altra parte da andare, tu sei la nostra persona di riferimento, noi abbiamo scommesso su di te. E allora viene da domandarci, leggendo questa pagina del Vangelo, viene da domandarci: ma io chi ho di riferimento nella mia vita? E viene da dire, come cristiano, certo, ho come riferimento nella mia vita il Signore, anche se poi magari non è sempre così vero, non è sempre così, così tranquillo, perché magari rischiamo di dire: sì, certo, io credo, certo, il Signore per me è importante, certo, certo, però poi abbiamo come riferimento tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre prospettive, e magari il Signore passa in secondo piano, per non dire in terzo, in quarto, e resta un po' nell'ombra, un po' nel dimenticatoio. Invece è bello che il Signore sia la nostra persona di riferimento, perché Gesù anche per noi insegna come uno che ha autorità.
e quindi sia proprio il nostro, potremmo dire, colui che ci guida, colui che ci dà gli stimoli giusti, ci fa conoscere quale scelta fare, confrontandoci col Vangelo, confrontandoci con la sua parola, possiamo trovare le risposte ai nostri perché, possiamo trovare le risposte alle nostre difficoltà. E poi la seconda considerazione che ci viene da dire: ma io come cristiano quanto influenzo positivamente gli altri? Perché tutti noi siamo chiamati ad essere testimoni, tutti noi siamo chiamati ad essere testimoni del nostro essere cristiani. E a volte siamo testimoni più coerenti, certo, altre volte magari la nostra testimonianza è molto sbiadita. Paolo VI, il Papa San Paolo VI, il Papa, diceva una frase che è diventata famosa: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. Come dire, il maestro parla perché ha studiato, il maestro parla perché conosce, il testimone invece parla perché è sua vita vissuta. E quindi siamo chiamati ad essere testimoni nei confronti degli altri. Sono due domande che ci possiamo lasciare ascoltando questa pagina del Vangelo: quanto Gesù è la mia persona di riferimento, quanto io sono testimone nei confronti degli altri. Chiediamo al Signore che, sapendo che Gesù parla con autorità, possiamo prendere sempre esempio da Lui e possiamo sempre vivere lasciandoci interrogare dal suo esempio e lasciandoci interrogare dal suo insegnamento. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore la preghiera della Santa Chiesa, popolo del suo pascolo e gregge che Egli conduce. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa annunzi la verità della fede con l'autorità datale dal Signore Gesù, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i popoli martoriati dalla guerra e dalla violenza possano presto conoscere giorni di pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
perché i malati di lebbra, nella giornata loro dedicata, siano accolti come fratelli e figli amati da Dio, in un tempo che facilmente scarta i malati, i deboli e i bisognosi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nella nostra comunità parrocchiale non spegniamo mai il dono della profezia che si manifesta in tanti fratelli e sorelle, ma sappiano cogliere in essa la potenza salvifica della parola di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Nel giorno del trigesimo preghiamo per Valente Maria Savina e per Viggiano Vincenzina. Per loro preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per Borelli Filomena, Santa Croce Mauro nel nono anniversario, Ciampa Maria, Cialò Pasquale, Camerlengo Alfonso nel primo anniversario, Buttafuoco Carmela nell'anniversario, Beatrice, Giorgio, Pina e Mario. Per tutti loro preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ricordiamo Mottura Giovanni, Limpido Salvatore nel primo anniversario, coniugi Marzano Antonio e Peculo Filomena, coniugi Dimopoli Michele e Marzano Francesca, Modica Amore Giuseppe, Valentini Arturo nell'anniversario, Muzio Giovanni nel sedicesimo anniversario. Per loro preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E al Signore presentiamo le nostre intenzioni, noi che siamo qui in chiesa e tu che ci segui da lontano. Ti presentiamo, o Signore, le invocazioni che la parola di Cristo ha suscitato in noi. Nella tua misericordia esaudisci la nostra preghiera e donaci quanto è necessario al nostro vero bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adornano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna. Colui che viene nel nome del Signore, osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri, i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Raccolti intorno a Cristo, che è la nostra persona di riferimento, ci rivolgiamo insieme con Lui al Padre comune. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Da fratelli, con tutto il cuore, scambiamoci il segno della pace. Pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Thank you.
io confesso, chiesto che cosa è verità. E tu come un desiderio che non ha memorie, Padre buono, come una speranza che non ha confini, come un tempo eterno. Quando mio fratello domanda più del pane, quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. E tu, figlio tanto amato, verità dell'uomo, Signore, come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio, luce in ogni non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. Coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che seguendoci da lontano magari non ne hanno l'opportunità, leggiamo adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Gesù mio bene, dolce amore, ferisci, infiamma questo mio cuore, sicché tutto arda sempre per te. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. E concludiamo questa Santa Messa con la benedizione presso l'urna di San Leonardo Murialdo.
Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciar. La notte mai più scenderà. Resta con noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Leonardo Murialdo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù è tutto per noi. Facciamo sì che anche gli altri lo sentano così. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Grazie. Porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signore. Grazie perché ci hai seguito. Iscriviti se vuoi al canale. Torna a visitarci. Ciao ciao, buona giornata. Ciao ciao.